Lo sapete, l'ho detto pure ieri, eravate presenti ieri, sì, giusto? poi a un certo punto, come Anche sa, se ne incontro, anzi, con chi parlo? Carlo Marsiglio, non so. Perfetto, si poteva presentare anche ieri. Ma sai, ieri poi noi volevamo invece lasciare spazio e far invece capire invece esattamente cosa perfetto. Poteva succedere, perché invece sa, invece di fare la farsa di apparire come nostro amico venendosi a prendere l'acqua là per indurre in errore i cittadini, pensavano che era con me. E sono degli atti un pochettino. Sì, ma quale sarebbe stato, prendendo il suo amico? Quale sarebbe il problema? Perfetto, io le sto dicendo che il suo collega sta riprendendo e si trova dentro il locale comunale. E c'è un ordinato. Questo locale comunale e l'operatore è lì sotto, perfetto. Quando lei c'è, se lei guarda, se lei guarda nel foglio, come gli abbiamo detto ieri, c'è l'ordinanza che non. Le spiego. C'è l'ordinanza che non si possono fare riprese se non autorizzate. C'è qualcuno che fa riprese autorizzate qua dentro? È lì dentro, mi sta riprendendo il signore. È la sala del castello? Il signore mi sta riprendendo, è lì sotto. Ma è locale. Noi siamo qui dentro, sono dentro locale. Molto cortesemente, cioè... Sì. Dico, per quale motivo le devo rilasciare? Lei mi faccia le domande che vuole, io sono qua a rispondere a tutte. Io le faccio le domande, le chiedo semplicemente attenente che cosa possiamo fare davanti mi dica. Alla telecamera, così parliamo liberamente. No, mi sta riprendendo. Lei sta registrando. Io in questo momento però le chiedo. Dico, il signore sta riprendendo, lei sta registrando, qual è il problema? Che le chiedo, le damo e me la fa la possibilità. Io non voglio alcun confronto con Giretti, forse mi sono spiegato male. Ma scusi, ha chiesto l'appuntamento, ha chiesto di partecipare, lei non continuava a insistere, ho aspettato l'inviato Danilo Lupo, non si è mai presentato. Parlare con Danilo Lupo, io non ho chiesto di partecipare alla trasmissione perché a me non mi interessa alcuna visibilità televisiva. Vuole parlare con qualcuno? Eccomi, ci siamo. Carlo Marsiglio, lei può veramente parlare. Qual è il problema? Ma perché quale sarebbe il problema a parlare con una telecamera? Scusi, perché io sono impegnato per fare questa attività oggi. Aspetto che termini questa attività. Lei prende un appuntamento, fissiamo un appuntamento. Addirittura. Carbone, cioè come addirittura carbone? No, io sei già fortunato che io le sto dando con tanto di educazione un pochettino di dignità e di rispetto, cosa che lei e il suo collega ieri non avete fatto. Scusi, perché come vigliacchi, siete entrati qui dentro, no? Non era vigliaccheria. Lavorando, se c'è un'ordinanza del sindaco dove i giornalisti e truppe televisive devono chiedere permesso, voi semplicemente chiedevate permesso. Il stava facendo dico, qualcosa di legale. Semplicemente, voi avete fatto qualcosa di legale. Lei stava facendo qualcosa di legale. Io no. Doveva, ma proprio per questo motivo qualcosa. Assolutamente no. C'era qualcuno qua dentro assolutamente no. Era un'assemblea pubblica. Perfetto. Era un'assemblea perfetto, pubblica, le chiedo. Perfetto. Sì, e visto che era un'assemblea pubblica, perché non vi attenete alle leggi? La legge parla chiaro. Allora ci sono forse perché ieri sera si è lasciato un po' andare. Lei vuole fare il suo lavoro di giornalista stando addosso. Facciamo una cosa. Se lei mi parla con educazione, lei parla, io rispondo. Io parlo, lei risponde. Questa è l'educazione in un discorso. Quindi se parliamo in educazione, siamo qua e continuiamo a parlare. Se lei deve continuare a essere maleducato, se per me se ne può pure andare. La mia non è maleducazione. Le sto dicendo, parla lei e parlo io. E non ci alterniamo. Parla lei. Prego. Giusto? Prego. Se ci dobbiamo saltare addosso, per me la discussione può finire anche qua. L'ascolto. Allora, ieri sera, e poi lei mi risponderà, avete fatto un atto illecito, avete violato l'ordinanza del sindaco dove le truppe televisive e i giornalisti devono... Posso? Sì, assolutamente. Grazie. Le truppe televisive e i giornalisti devono chiedere l'autorizzazione per fare le riprese e voi non avete fatto alcuna richiesta per fare le riprese. Se facevate la richiesta nessuno ve lo vietava di fare le riprese, giusto? E allora che avete fatto? Avete commesso un atto illecito, dal quale atto illecito io chiederò che il sindaco provveda alla giusta sanzione prevista dall'ordinamento del sindaco, punto primo. Punto secondo, ieri sera se vi presentavate siamo qua come inviati della sette, qual è il problema? Ci prendevamo per sedere il caffè assieme e tranquillamente si faceva tutto per filo e per segno, per come era stabilito. Io non ho niente da nascondere. Tutto quello che dico pubblicamente lo dico in faccia a lei e a chiunque. Io non ho bisogno di visibilità. Non cerco visibilità. Se cercavo visibilità, invece di aspettare per due giorni Lupo
per incontrarlo, per parlare a faccia come sto parlando con lei, perché a me non mi interessa la visibilità. Io non devo fare politica, non faccio politica e non sono collegato ad alcuna componente politica. A me la visibilità non me ne può fregare di meno. Noi ci occupiamo di legalità e giustizia. Ieri c'era per il presente là, ed è ancora qua, atto costitutivo e statuto dell'associazione, che potete leggere perfettamente di cosa ci occupiamo. Però deve far parlare anche me. Finisce il discorso e poi può parlare tutto quello che vuole. Perfetto. C'è atto costitutivo e statuto con tutte le finalità dell'associazione. Su internet. Perfetto. Noi ieri abbiamo semplicemente spiegato per come ha visto. E quindi noi non abbiamo nulla da nascondere, perché era un'assemblea pubblica, se no l'assemblea la facevamo privata, ma siccome noi non abbiamo nulla da nascondere, non capisco il motivo per il quale voi, da vigliacchi, vi siete ingiufolati con le telecamere nascoste. Qual posso è il motivo? Posso parlare adesso? Abbiamo rispettato le regole. Perfetto. Tanto, se deve parlare con Lupo, parla direttamente con Lupo. Io non mando Lupo in giro, io non sono Lupo, sono Marsilio. Perfetto. Per cui se vuole parlare con Lupo immagino che abbia il suo numero di telefono, per cui si interfaccia. Io con ho Lupo. Chiesto a Lupo un incontro. Lupo non mi ha voluto incontrare. Quando ha fatto la vergognosa diretta delle 10 di sera, io fino alle 7 ero qua davanti al castello che aspettavo al Lupo. Punto. Ma le ripeto, se la veda con Lupo, no? Sì. Adesso io sono Marsilio, quindi ce la vediamo tra di noi. Lei sa benissimo che c'è un mondo che si sviluppa davanti alle telecamere e poi un mondo che si sviluppa dietro. Perfetto. È un'assemblea pubblica, c'è sì. qualcosa da nascondere, no, non c'è niente no. da nascondere. Allora io non ci vedo niente di male nel registrare quello che sta succedendo forse. Durante un'assemblea avete pubblica. Avete commesso un atto illecito, avete violato l'ordinanza del sindaco, però, punto. Mi faceva spiegare. Ma io vi sto dicendo e vi ripeto, non c'è alcuna giustificazione. Dovevate semplicemente fare una semplice richiesta. Facevate la richiesta lecitamente per come la legge prevede, visto che parlate di legalità e giustizia, ecco, la legge la dovete rispettare prima voi. Arriviamo anche su questo, non c'è problema. Dopodiché io non trovo nulla di male a registrare quello che succede in un'assemblea pubblica, anche perché è pubblico, stava succedendo qualcosa di male ieri, c'erano degli illeciti, no, c'erano assolutamente. Che si stavano nascondendo, no, era un'assemblea pubblica. Perfetto. Poi, non eravate autorizzati. Detto questo, Gianluca, il nostro operatore, stava facendo il suo lavoro, per cui l'idea allora, poi di prenderlo... Ma il suo lavoro lo deve fare in maniera lecita, non lo può fare in maniera illecita. Carbone, però abbiamo deciso di essere cordiali e gentili. Ma io sono cordialissimo, lascio solo facendo notare, visto che ancora non ha ricevuto. Ma sapete che ancora detto. Non l'ha recepito? Ma io ho recepito benissimo. Non l'ha recepito perché avete commesso un atto illecito che sarà sanzionato dal sindaco. Ma a me della sanzione, io sto semplicemente dicendo, se ieri è stato detto qualcosa che non andava bene, tanto lei è abituato a prendersi le sue responsabilità, per cui non c'è nessun problema. Perfetto. A me viene semplicemente il dubbio di dire, se in questo momento non sta registrando le persone, tra l'altro mi chiedevo, cioè la firma della querela che lei ha proposto ieri, sì. no? Ha detto in maniera molto chiara Perfetto. Perché ognuno di voi non agisce contro Perfetto. Non solo Giletti e la Rete, tutti coloro che hanno diffamato i cittadini di Mezzogiusso. Cioè, incluso anche tutti gli ospiti che hanno partecipato. Coloro i quali hanno detto qualsiasi parola offensiva nei confronti dei cittadini di Mezzogiusso hanno commesso il reato di diffamazione a mezzo stampa. E lei dice una frase molto, che per me è molto interessante, cioè dice, ma se la querela che sta portando avanti il sindaco e il comune Perfetto. Arriva ad una conclusione positiva per il sindaco e il comune, a voi cittadini che ve ne viene in tasca? Perché i soldi in quel caso li prenderebbero il sindaco e il comune. Perfetto. Il comune. L'amministrazione comunale. Esatto, come rappresentanti di tutti i cittadini, no? Perfetto. Per cui la domanda... sottintesa mancava la terza denuncia era la denuncia dei cittadini, dove ogni singolo cittadino chiederà il danno alla Sette Girette per il danno che ha subito per loro, per i loro figli e la prole futura, perché se non viene cessata questa opera vergognosa, denigratoria da parte di la Sette Girette e tutti voi inviate che avete omesso di dire la verità con tutto ciò che sapete la verità. Carbone, lei sa benissimo che nessuno ha mai detto Mezzogiusso è un paese mafioso.
Come? Qui è stato semplicemente detto. Questo lo stabilirà un giudice. A me non mi interessa di quello che lei dice. Questo lo stabilirà. Questo non è mai stato non mi interessa. Ma io non gli dico, le rispondo. Ma lei può dire quello che vuole. Ho capito. Lei, lei può dire quello che vuole. A me non mi interessa la sua opinione. A me mi interessa non è la mia opinione. Le sto dicendo che a me interessa l'opinione del giudice terzo. Perché valuta sulle carte, non sulle parole. No, ma io le e sulle carte, quello che è stato detto, quello che è stato riportato nei giornali, in TV e quant'altro, allora, da parte di... Lei che ha letto tutti, ha letto tutte le carte, perfetto, no? Cioè, certamente. Perché accendiamo tutto. Ora, lei se lo ricorda questo passaggio? Quel passaggio è stato letto a metà. Nel provvedimento cos'è? In cui la Procura cos'è della Repubblica... Cos'è quello? Cos'è quello? Questo. Come si chiama? Vedere. Guarda, mi dice le parole? Io dico tutto. No, non mi dica le parole. Io dico tutto. Vediamo. Allora, le parole sono esattamente mi queste. Dica. Questa è la Procura della Repubblica, perfetto, presso il Tribunale di Termini Imprese. Perfetto, mi va dica. Bene. Perfetto. Seppure il procedimento sovraindicato seppure... viene definito con decreto di archiviazione, pur essendo emerso che Napoli Irene fosse stata vittima per circa 10 anni di ripetute intimidazioni volte allo scopo di costringerla alla cessione della sua impresa agricola, veniva acclarato, la Procura acclara. Che la Napoli aveva subito numerosissime minacce poste in essere mediante l'adozione di un linguaggio che aveva un significato inequivoco nel contesto ambientale in cui viveva Napoli Irene. Fermo. Perfetto, qui beh. Nessuno, e queste sono le carte su cui noi ci basiamo. Allora, mi può spiegare che titolo c'ha lei? Io sono titolo di studio? Titolo di studio, laureato magistrale relazioni internazionali. Perfetto, di diritto penale, conosci qualcosa? Ma infatti volevo chiedere, volevo le farle posso... anche questa domanda. Perfetto. Ma a me sembra... Lei mi ha detto che cos'era quella là? La cosa che mi ha detto, cos'era? Perché una? Mi ha detto? Cos'era? Il provvedimento. Provvedimento di cosa? Uscito dalla Procura. Provvedimento della di cosa? Ma quando, voi leggete le carte, siete in grado di capire cosa leggete oppure no? Lì in c'è pratica... scritto archiviazione, ma con non l'archiviazione, assoluzione. Ma con l'archiviazione? Lo vede che c'è scritto qua? Il foglio che lei... Che il foglio ce l'ho pure io. Non è che voi fate leggere solo una parte di un presunto provvedimento della Procura. Un presunto provvedimento. Questa di qua, forse lei non è in grado di capire o di leggere. Non so. Quindi, se il legale di La Sette, e così parliamo la stessa lingua con il legale di La Sette, con il legale di La Sette, qualsiasi legale, qualsiasi emerito imbecille che si sia preso una laurea in giurisprudenza, capisce benissimo che questa qua, che è della Procura della Repubblica presso il Tribunale Termini, è un'istanza che le sorelle Napoli fanno alla Procura e alla Prefettura, perché, un secondo, finisco di parlare e poi le parla. Questa è un'istanza dove le sorelle Napoli, che si autodichiarano vittime di mafia, chiedono la sospensione dei pagamenti dei mutui e delle tasse INPS, contributi e quant'altro non pagati. Ce l'ho tutto io. Sì, sì, no, ce l'ho tutto, faccio, ce l'ho tutto. Voi pure ce l'avete tutto. Un secondo. No, mi deve leggere il passaggio quello. Le sto dicendo che questa di qua mi deve fare parlare. Mi deve fare parlare. Io parlo. Questa è semplicemente un'istanza dove le sorelle del Napoli si autodichiarano vittime di mafia. E in base, un secondo, non in base a indagini, lei dice che non ci sono state le loro indagini. Si autodichiarano vittime di mafia e siccome loro si autodichiarano vittime di mafia chiedono alla Procura, alla Prefettura e quant'altro la sospensione delle cartelle esattoriali che loro devono pagare e di tutti i pagamenti dei mutui che loro hanno in sospeso. Questo atto, secondo un lei, secondo, un secondo. Frutto di indagine, cioè... No, questa è l'istanza, sa leggere, quindi istanza. Questa, ma sa leggere, oggetto, oggetto. Lo posso oggetto. Leggere, Gabbone, non so leggere, ancora so leggere. Lo legge ad alta voce però. Perfetto. Oggetto, legga l'oggetto. Istanza? L'istanza, considera seppure il precedimento. Legga l'oggetto, non faccia lo scemo con me, deve leggere l'oggetto. Io lo scemo. Questo non è un provvedimento del tribunale, questa è un'istanza presentata dalle sorelle Napoli. Dovete dire la verità. Dovete dire la verità. Il foglio che ha letto Di Pietro vergognosamente in trasmissione è un'istanza delle sorelle Napoli presentata alla Procura e l'avete spacciato per un provvedimento fatto da pubblico ministero. Se io fossi pubblico ministero vi denuncierei immediatamente. Ha capito? Sia lei, sia Gilette e compagnia bella, compreso Di Pietro, che ha preso un'istanza e l'ha spacciata per un provvedimento di un magistrato. È una cosa vergognosa. Carbone, le posso chiedere? Oh. Lei sul suo profilo Facebook si definisce un genio del diritto.
Perfetto. Lo scrive, perfetto. E glielo sto pure dimostrando, glielo dimostrerò a lei, a Di Pietro, a Lasetti e a Giletti, glielo dimostro quando volete. No, io le chiedo. Questa è un'istanza che avete spacciato per una provvedimento del tribunale. Cioè, definendosi genio del diritto, no? E spiegando istanze e provvedimenti, lei lo fa. A che titolo esattamente? Sono presidente dell'associazione Governo del Popolo. Sì, che è una laurea, un riconoscimento ufficiale, pubblico. Io quando cioè, è professore, non lo so, è merito, è allora, avvocato, giudice. No, ma chiesto che laurea ho, le posso chiedere? Glielo spiego. Lei che laurea? Glielo spiego. Io ho un semplice diploma. Ecco. I titoli non rendono onore agli uomini. Gli uomini rendono onore ai titoli. Ma quando presentiamo le denunce vengono scritte, valutate da ex magistrate, da giuriste, da avvocati come l'avvocato Michele Porrello che ce l'ha qua davanti, come cassazioniste. Lei è tra i fondatori della... No, tra i fondatori no, è socio dell'associazione. Perché tra i fondatori facevo fatica a trovare un avvocato. Faceva fatica a trovare un avvocato? Sul sito, su quello che lei pubblica, sul sito... Lei faceva fatica, ma voi le vostre ricerche ve le fate su Facebook? No, sul sito, lei quello che pubblica... Nel sito ci sono del nome. Tra quel nome là non c'è un avvocato. Chi sono i nomi? Io non ho mai letto dottor, avvocato e controllando e andando a chi recuperare. Chi sono i nomi dei soci? Sono la scritta. Sì, guardi, io cioè, l'unico che abbia delle competenze. L'unico che abbia delle competenze. A me risulta essere risulta? Filippo Bertolami. Filippo Bertolami chi è? Voi sapete benissimo chi è. Vicequestore. Perfetto. In questo momento presso la scuola della polizia. E lui non redige le denunce. Le denunce sono redatte da una socia fondatrice che è cassazionista e dirigente. Che è la dottoressa? Virginia Cerullo. No, avvocato. Cerullo, avvocato, sì. Virginia avvocato, Cerullo. Avvocato, cassazionista. Lei e altri avvocati. Ci sono pure ex magistrati con noi che collaborano con noi. Cosa che... Questi sono i soci fondatori. Perfetto, io però, soci fondatori che hanno creato l'associazione. Carbone, poi ci sono tutti gli altri soci. Stiamo parlando di trasparenza, quindi io. Ma c'è proprio per trasparenza, ma infatti, visto che non riesce a capire. Visto che non riesce a capire la differenza tra soci fondatori e soci dell'associazione. Però io sul sito dell'associazione mi aspetterei che dice in cui una cosa? Pagina in cui si dice le cause sono redatte dalla dottoressa, dal dottore, dall'avvocato. Che motivo ce n'è? Per trasparenza, nel senso lei si presenta. Allora, per trasparenza. Siamo d'accordo. Per trasparenza può andare direttamente alla procura di Caltanissetta. Visto che può andare alla procura di Caltanissetta, anzi può fare una cosa migliore, visto che siete giornalisti della Sette, noi abbiamo presentato denunce per associazione a delinquere di tipo mafioso in 4 procure, ci sono anche video se vi siete documentate, oltre a presentare quelle denunce in 4 procure, la stessa copia conforme, la stessa identica copia, sono state consegnate a ministri e sono tutte pubblicate nel sito. Sono tutte pubblicate nella mia immagine, le posso dire anche a quale ministri sono state consegnate quelle denunce. Perfetto. Nome e cognome. Vada direttamente lì e si faccia dire. Io ma le chiedo, vada là, che sono sul sito della sua associazione, vada là e dica chi è illegale che ha firmato. Dico chi è illegale che ha firmato la denuncia assieme al presidente dell'associazione, assieme alla persona offesa del reato, è l'avvocato Virginia Cerullo. L'avvocato Virginia Cerullo, che è cassazionista e giurisdizione superiore, ha firmato le denunce assieme al presidente dell'associazione Governo del Popolo. Il presidente firma la denuncia su delega del consiglio direttivo. Il presidente che attualmente come titolo di studio ha l'istituto superiore, giusto? Cioè per quanto riguarda la parte di diritto, giusto? Firmo come parte offesa, lo vuoi capire o no? No, non sto mettendo io come presidente, non firmo come legale. No, perché lei si definiva genio del diritto, quindi io mi chiedo. Ma io posso essere un genio del diritto per la seconda elementare, qual è il problema? Ha pieno diritto. Allora, semplicemente devo chiedere a che titolo Perfetto. Si proponeva. Io mi autodefinisco un genio del diritto e c'è la seconda elementare. Qual è il problema? Non c'è nessun problema, Carbone. Qual è il problema? Era per capire semplicemente a che titolo si è il titolo che conta. I titoli non rendono onore agli uomini. Gli uomini rendono onore ai titoli. Diritto. Se è il titolo che diritto, conta, un magistrato come Di Pietro, magistrato che ha la laurea, è anche onorevole, legifera, dovrebbe conoscere sia le leggi e sia come applicarle le leggi. Un personaggio del genere che omette di
leggere tutta la frase per intero e spaccia, come sta facendo lei, una istanza fatta dalle sorelle a Napoli per un provvedimento ad un pubblico ministero, a quel magistrato Di Pietro c'è data strappargli la laurea e anche il diploma, se no lasciargli la terza elementare, perché non merita di essere definito un magistrato. Qui nessuno sta dicendo. E se, visto che sta registrando, la prego vivamente di fargliela ascoltare questa registrazione all'onorevole Di Pietro, magistrato Di Pietro. E una cosa le dico pure, che l'onorevole Di Pietro, da me è stato contattato anche nel 2010 per quanto riguarda associazione a delinquere di tipo mafioso, che sottoscritto ha denunciato e che nessuna televisione a carattere nazionale ha voluto mai mettere in luce tutte le denunce che il sottoscritto ha fatto, e come io, come altre migliaia di persone che hanno messo la faccia, andato in procura e denunciato per mafia con nome e cognome Tizio Caio Sempronio. Di Pietro, lei dice, in quel caso è stato da lei denunciato nel 2010? Lei dice contattato. Cosa vuol dire? Contattato da parlamentare, e da parlamentare e da buon omertoso, visto che il parlamentare è un pubblico ufficiale, e nel momento in cui un pubblico ufficiale viene a conoscenza del reato procedibile d'ufficio, doveva attivarsi sia per i fottuti 15.000 euro al mese che si prendeva al mese per fare parlamentare, ed è un pubblico ufficiale. E visto che ho denunciato reati contro l'erario dello Stato per quanto riguarda gli appalti illeciti di Poste Italiane, l'onorevole Di Pietro, come tutti gli altri onorevoli da me contattati, dovevano immediatamente adire l'autorità giudiziaria, cosa che non hanno fatto. Il Di Pietro, che era a capo d'Italia dei Valori, dopo mesi e mesi, che io ho scritto a tutti gli onorevoli, non solo d'Italia dei Valori, ma di tutti, dopo mesi e mesi, il 23 di novembre 2010, presenta Elio Lannutti, presidente dell'Adulbest, senza che io l'ho contattato, presenta un'interrogazione parlamentare. Presentata sullo stesso tema? No, sulle mie denunce, presentate il 23 novembre 2010. E queste sono le sue battaglie. Un secondo, no, le sto dicendo, le sto dimostrando, che un pubblico ufficiale ha da rispettare certe regole. Quando un pubblico ufficiale viene a conoscenza del reato procedibile d'ufficio ed è di sua competenza e non comunica all'autorità giudiziaria quel reato, commette il reato di omessa denuncia gravata da parte di pubblico ufficiale. Scusi, e questo Di Pietro lo sapeva benissimo. Perché ne parla a me, cioè ne dovrebbe parlare con Di Pietro, no? Però non si deve scaldare, io sono qua. Ma io non mi sto scaldando, è per dimostrarle, visto che ho la seconda elementare, e ci sono magistrati che vanno in televisione spacciandosi di geni del diritto, le sto dimostrando che un genio del diritto, con tutto ciò, è pagato profumatamente per andare a garantire lo Stato, commette reati per proteggere altri mafiosi che hanno leso lo Stato. Vabbè, con questo poi avrà a che fare direttamente con Di Pietro, io sinceramente. Ma io spero, da 10 anni che spero di avere a che fare con Di Pietro e con tutti gli altri, in merito alle denunce che ho presentato in procura. Ho un'altra cosa da chiedere, se consente. Cioè, come funziona? Quindi cos'era questa qua? Una istanza, non c'è scritto che le indagini sono state portate avanti. Non è un provvedimento Carbone, della procura, è una istanza. Mi fa terminare, per cortesia. Le volevo chiedere come funziona. Io, cittadino in mezzo iure, arrivo qui e che faccio per mandare avanti? Sottoscrive la denuncia per diffamazione. Il testo della denuncia è questo? Se lei deve fare la denuncia, io la faccio leggere. Se lei non deve fare la denuncia, non gliela posso fare leggere. Scusi, cioè, diventa se pubblico, lei no? Deve, no, cioè, nel momento in cui poi verrà depositata nel ci saranno gli avvocati in quella generale, per cui nel momento in cui verrà depositata ci saranno i posti legali che andranno a leggere, punto. Ok, ma sostanzialmente si dice quello sostanzialmente che è andiamo noi a denunciare tutti gli atti defamatori nei confronti dei cittadini di Mezzogiusso. Punto. Quindi io, cittadino di Mezzogiusso, arrivo qua, che faccio? La firmo, sottoscrivo la querela. Sottoscrivo la querela. Perfetto. E poi non devo fare nient'altro? No, assolutamente no. Perché qui vedo i moduli di iscrizione all'associazione. Perfetto. Ad esempio. Perché noi facciamo attività gratuita, volontariato, per i soci, per i familiari dei soci
per la collettività e per l'erario dello Stato. Noi, a differenza di tutte le associazioni in Italia che nessuno denuncia, noi se vediamo un, l'abbiamo messo per statuto, quindi se l'ha letto lo statuto dovrebbe anche averlo capito, che noi in pratica andiamo ad affiancare le istituzioni, che quando chiunque dell'associazione viene a conoscenza di un reato procedibile d'ufficio commesso da pubblico ufficiale nell'ambito della loro funzione o danni nei confronti della collettività, danni nei confronti dell'erario dello Stato, il presidente dell'associazione Francesco Carbone, autorizzato dal consiglio direttivo, presenta la denuncia alle autorità, andando a denunciare tutti i reati di cui si sono avute le prove immediatamente. Quindi io sottoscrivo l'associazione e diventa socio. Esatto, firmo la, lei fa una richiesta, la querela? No. No. La querela la firma a prescindere se la vuole fare. Ok. Punto. Il fatto dell'essere socio, lei richiede di essere socio dell'associazione. Contestualmente. Contestualmente, perché a differenza di esempio, cioè, per firmare devo registrarmi. No, no, lei può pure firmare senza registrare. Il problema è che per domani lei avrà bisogno di un legale che fornirete voi, sostanzialmente. Certo. A titolo gratuito. Per aver bisogno di questo legale per portare avanti, perfetto, la denuncia, c'è bisogno di essere soci dell'associazione. Perfetto. Perfetto. Per cui, perfetto, se firmo ma poi non divento socio, è come se firmassi ma poi non ho un legale. Il legale poi se lo va a cercare lei. Sì, però diciamo il concetto è quello di mettersi tutti assieme per avere l'unico punto di riferimento, che sareste voi, no? Perfetto. Governo il posto. Qual è il problema? No, perché sul sito, ad esempio, leggevo che l'iscrizione all'associazione comporta il versamento di una quota di 100 euro. Perfetto, 100 euro l'anno. Ok. Ma abbiamo pure deciso che chi economicamente è sotto la soglia del reddito e quindi non può neanche... Reddito di... ISE. L'ISE, quindi chi è sotto la soglia di povertà che non deve... Qua? Che c'è scritto qua? ISE. ISE. Però non leggo altro io, a parte che... Non le posso fare leggere i dati personali delle persone che hanno firmato. No, ma possiamo leggerlo qua. Perfetto. Ah, questa qua persona qua sarebbe sotto il reddito ISE. Sì. Ah. Siccome c'ha il reddito ISE, noi scendiamo un fondo per la quota o decidiamo, siccome siamo un'associazione, di non far pagare la quota associativa al socio che economicamente sta male. Perfetto. Punto. Senta, giusto per capire, dopo il discorso di ieri sera, ha convinto gli abitanti di Mezzo Iuso ad aderire alla battaglia che la state proponendo? Cioè li ha convinti a venire a firmare? Se già, stamattina... se già i cittadini spontaneamente vengono qua per firmare la denuncia e già l'hanno firmata. Cioè, per capire, sono venuti in massa stamattina? Mettetela davanti e fate la conta. Io qua fuori, davvero, al momento non vedo nessuno. Vabbè, il giorno è lungo. Al momento ancora nessuno. No, uno, questo dell'inizio. Il giorno interessa, cioè forse non ci siamo... Il giorno è lungo. Sì, fino a finire. Ascolta, anche una firma. Allora. Io era solo per capire se effettivamente quello che è successo ieri poi ha convinto. Allora, gente, no, le spiego una cosa. A me basta un cittadino. Già io con un cittadino potevo chiudere la porta, un cittadino. E per me... il mio lavoro era fatto. Nel senso che anche un cittadino rappresenta la collettività. E se un cittadino che rappresenta la collettività, qua c'è uno, una persona vuole fermarlo. Se un cittadino che rappresenta la collettività, lei viene per firmare? Assolutamente. Un cittadino. No, ci mancherebbe. Per capire, cioè, cosa l'ha convinta del discorso ieri sera. Sta registrando. Mi ha convinto. No, ieri sì, sera, beh, ha visto fuori la telecamera. Ieri sera non ero presente, quindi ho visto le immagini su Facebook. Sinceramente non mi è sembrato corretto venire a spiare improvvisamente. Così. Io mi chiedevo, cioè, c'era qualcosa di male che stava succedendo all'interno dell'assemblea? Sì, forse mi spiego male. Lei, le ripeto, ha commesso un illecito. La mia domanda è un'altra, cioè, sera io non ero presente. Come mai si è convinto a dire che questa, cioè, oltre alla querela che sta portando avanti il sindaco e l'amministrazione, per cui nel caso di vittoria ci sarà poi un ritorno, mettiamo che ci sia anche la condanna di Giglietto dell'Arena, ci sarà un ritorno per il comune. Perfetto, ma non è il problema di... Allora, le posso spiegare una cosa che ancora... Scusi, ma lei fa parlare... Le posso spiegare una cosa? Il signore non c'era e quindi non le può rispondere. Allora, mi scusi, signore, com'è che si chiama? Scusi, Mi scusi, com'è che si chiama? Carlo.
Marsile non può fare domande attenente a un'assemblea dove il signore non era presente. Sta facendo delle domande a un signore che non era presente. Lei non era presente ieri sera, ha detto vabbè passo di qua, che succede qua dentro, si firma la querela. È venuto per avere informazioni, io ora le darò tutte le informazioni possibili e immaginabili. È venuto per avere informazioni e io sono qua per dare informazioni a firmare. Per quale motivo sei venuto? Dare conforto alla... E per avere informazione, punto. Quindi per firmare, cioè, quindi la per avere informazione, dopo aver avuto tutte le informazioni, poi firma. Per avere informazioni, dopo che ha avuto tutte le informazioni, poi firma. Lei è convinto di... Sì, forse è meglio. Lei è convinto di guadagnarci qualcosa? Guadagnarci? Cioè, allora carissimo, com'è che ti chiami? Carbone, allora, prima di tutto mi stai dimostrando per l'ennesima volta che dignità per te significa zero. Carbone, punto primo, ti spiego per quanto riguarda, stai zitto completamente. Ascoltami. Manteniamo per me l'intervista può essere chiusa qua, te lo dico subito. Per me l'intervista può essere chiusa qua. O le cose le dici per come si devono dire, o per me l'intervista la puoi chiudere qua. Ti sto dicendo, stai marcando sempre il discorso dei soldi che ricevono. Allora ti spiego in termini giuridici. In termini giuridici la denuncia querela per diffamazione è per far cessare un reato da parte di Tizio nei confronti di Caio. Mi deve fare finire tutto il discorso e poi parli tu e mi fai tutte le domande che vuoi. Perfetto. Quindi in termini giuridici te lo spiego così lo capisci e lo riferisci. Che quando si fa una denuncia querela, la denuncia querela non si fa per il risarcimento del danno, perché se era per il risarcimento del danno facevamo una semplice denuncia, una causa civile. Ma siccome a noi interessa non il risarcimento del danno, il risarcimento del danno è solo una conseguenza. Noi stiamo chiedendo la punizione penale di tutti quei criminali che hanno diffamato il paese di Medusa. Punto primo. Stiamo chiedendo che vengano eliminate da tutti i siti internet a spese vostre tutte le porcherie che avete falsamente creato in questi mesi. Punto terzo. Fammi finire il discorso e poi parli. Punto terzo, stiamo chiedendo che a vostre spese, visto che avete causato un danno d'immagine e decoro per tutti i cittadini di Mezzogiusso, a vostre spese, giudice, chiediamo che siate condannati sia in Italia e nel mondo a pagare a vostre spese le prime pagine di tutti i giornali per chiedere scusa a ogni singolo cittadino di Mezzogiusso. Punto. Questa è la denuncia querela. Di conseguenza tutto ciò, nel momento in cui il giudice condanna la sette giretto chi che sia per diffamazione, è previsto per legge che il danno causato a ogni singolo cittadino venga anche quantificato in una cifra X che decide il giudice. Può essere un euro simbolico come può essere 100.000 euro. Questa denuncia è una denuncia penale, non è una denuncia né per soldi né per fare soldi, è una denunzia per fare cessare un atto criminale di origine penale. Lei ieri c'era all'assemblea, giusto? Lei ieri c'era all'assemblea. Io c'ero, io l'ho diretta all'assemblea. Perfetto, allora io ho ascoltato questa frase, poi mi dica lei se lei con la sua laurea non è in grado di intendere e capire che significa una denuncia querela, non è un problema mio. No, io ho capito benissimo un'altra frase che a me è sembrata molto interessante. Quale? Cioè lei a un certo punto ha detto: perfetto, se arriviamo a condanna per quanto riguarda la denuncia che sta portando avanti il sindaco e l'amministrazione, non c'entra niente. La denuncia, denunce querele che lei non capisce e le ripeto che non capisce, sono a titolo personale. La persona offesa fa la denuncia. Aspetti. Quindi la denuncia del sindaco, la denuncia dell'amministrazione comunale e la denuncia dell'amministrazione comunale. Questa è la denuncia dei cittadini, punto. Noi non abbiamo niente da spartire con quelle denunce. Io gli sto riferendo una frase che lei ieri ha detto. Dopodiché lei me la può spiegare, però me la faccia finire. Mi dica espressamente cosa io ho detto. Questo. Cosa? Nel caso in cui si arrivi a condanna con il percorso che sta portando avanti il giudice, la denuncia che sta portando avanti, il sindaco e l'amministrazione comunale. Quello è un procedimento, questo non mi deve far finire però, Carbone, perché sennò non arriviamo mai a un punto. Con quella denuncia lei chiede all'assemblea a un certo punto a voi cosa ve ne viene in tasca? È verità. Perfetto. Allora non viene niente in tasca. Perfetto. Allora a me sorge il dubbio a dire, allora a questo punto
è anche una questione economica. Lei mi taccia di dire, lei parla di soldi, però a me con quella frase può venire perfetto, il dubbio. Lei per quale motivo è qua? Per la mia laurea. Lei no? Per quale motivo è qua? Io sono qua perché io sono venuto qua. Lei per quale conto. Motivo è qua? Lo fa volontariamente qua. Ma io sono pagato lo fa per fare questa perfetto, cosa. Lei è pagato per fare una porcheria, per quelle porcherie che avete fatto. Scusi, qual è la porcheria? La porcheria che avete fatto, la soppe opera. No, la soppe opera che avete organizzato e che avete mandato in televisione. Quella porcheria, voi, la sette, Giretti, inviati, tutto, che utilizzate soldi. È dimostrato che quello che le dico, quello che le dico, se non vi va bene, mi denunciate a me. Quello che vi sto dicendo, e non vi va bene, mi denunciate a me, vi sto dicendo che voi utilizzate soldi di finanziamento pubblico, perché la Sette prende finanziamento pubblico, no? Ma scusa, prende soldi di finanziamento pubblico, sì o no? Si ricorda che c'è la Cairo sette, là in cima? Perfetto. Che non siamo la RAI? Perfetto, che non ma siamo non prende soldi di finanziamento pubblico, neanche in parte. Ma che soldi di finanziamento pubblico? Cioè, quindi utilizzate soldi dei privati, solo quei soldi dei la privati. Pubblicità. La pubblicità. Quindi utilizzate i soldi di imprenditori. E utilizzate soldi di onesti imprenditori che pagano la pubblicità per andare a utilizzare quei soldi per andare a diffamare un intero paese. Se fossi io di un imprenditore, qualcuno lo deve ancora se fossi io, quello ti sto dicendo, lei. Ma io vado a contattare ogni imprenditore che vi dà i soldi, ma lo vado a contattare uno a uno e gli vado a dimostrare che state utilizzando i soldi di quell'imprenditore per andare a diffamare delle brave persone. Scusi, però, ha capito? Cioè, di nuovo, continuo a non rispondere alla mia domanda. Allora, lei ha detto questa frase qua. Dai, quale frase? La frase che abbiamo appena citato, cioè ha chiesto direttamente all'assemblea a voi che viene in tasca, perché quei soldi finirebbero al comune o al sindaco. Ora, io se devo pensare a una causa che va a tutelare l'onore di un paese, mi chiedo, ma perché se i soldi poi arrivano al comune che a quel punto li redistribuisce? Ma perché mi parla sempre di soldi? Le ho detto e le ripeto, questa è una denuncia querela. No, lo sta dicendo lei. No, le ripeto la frase che ha detto lei ieri. Ma quella è una conseguenza. Ma lei è una conseguenza. Lei ha fatto questa dove in allora le spiego. Allora, in quella denuncia, in quel procedimento. Allora, in quella denuncia e in quel procedimento, governo del popolo non può entrare nel merito. Quindi non sappiamo e le ripeto, non sappiamo cosa mi faccia finire di parlare. Non è un tribunale. Non sappiamo. Cioè, anche se il governo e il popolo non sa forse cosa mi spiego male. Forse mi spiego non male. È un problema. Forse mi spiego male. Non sappiamo cosa è stato scritto nella denuncia. Cosa hanno chiesto i legali del comune. Quindi è un problema è un problema di fiducia nei confronti del sindaco e dell'amministrazione. Noi non sappiamo cosa è stato scritto nella denuncia. Non sappiamo. Ha chiesto? Non sappiamo. Ha chiesto? Le ripeto. La domanda ripeto, è molto semplice, l'ha chiesto? Le ripeto. Non l'ha chiesto. Noi non sappiamo. Non l'ha chiesto. Cioè, non è andato dal qualcuno in non paese? Interessa. In paese? Non le interessa. Se l'ho chiesto o non l'ho chiesto. Scusi, ha detto che non lo sappiamo, ma spero almeno che l'abbia chiesto. Non le interessa. No. Non le interessa questo. Ma insomma, a me io le faccio vedere. Ma io non glielo dico, punto. Okay, se l'ho chiesto, non glielo chiesto, sono padrone di dirglielo oppure no. Ma certamente. Siccome noi non sappiamo come è stata impostata la denuncia, non sappiamo cosa i legali hanno chiesto al giudice, siccome noi stiamo chiedendo delle cose ben specifiche, e noi siamo sicuri di quello che chiediamo noi, e siccome noi per statuto andiamo a controllare che il nostro compito dell'associazione, lo può dire anche pubblicamente, che il compito dell'associazione governo del popolo è controllare i controllori, che significa che i nostri legali, giuristi, magistrati e quant'altro, nel momento in cui noi azioniamo l'azione penale, quindi nel momento in cui noi andiamo a fare la denuncia, andiamo a seguire l'iter della denuncia, richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio fino alla sentenza, dove tutti i passaggi devono essere fatti per legge. Nel momento in cui il governo del popolo si accorge che un magistrato, un GTU, un giudice, un avvocato, chiunque dichiara cose false, menziona cose false. Questo è lo statuto dell'associazione, io non lo metto in dubbio. Andando a seguire tutto l'iter della denuncia, sappiamo che arriviamo a sentenza perché è stato seguito tutto l'iter procedurale per legge. Punto. E nel momento in cui noi valutiamo che sia fatto
una mancanza o un illecito da parte di chiunque fa parte di quel procedimento, noi lo andiamo a denunciare alla procura della Repubblica competente. Sì, ecco, punto. No, siccome noi non abbiamo alcun titolo per andare a verificare tutto l'iter della denuncia alla sentenza fatta dal sindaco, noi non abbiamo alcun titolo per andarla a verificare. Lo facciamo, fatelo noi. Non si sa il sindaco, l'amministrazione comunale cosa abbia scritto. Loro fanno una cosa e questa è un'altra cosa. Noi con l'amministrazione comunale non abbiamo nulla da spartire. Nel senso, questa operazione non è un'operazione politica. Quindi lei ha sentito l'esigenza di proporsi alla cittadinanza senza sapere cosa contenesse la denuncia non che sta portando avanti il sindaco. La denuncia per diffamazione è personale. Ma mi chiedo come mai... La denuncia è personale. Significa che un reato a querela di parte. Significa che ogni singolo cittadino che si sente offeso fa una sua querela. Punto. Lei dice io ci metto l'avvocato. Perfetto. Tu ci metti la firma e se vogliamo andare avanti assieme, andiamo avanti assieme. Questa è la condizione stiva, questa è la querela. Perfetto. E portiamo avanti. Perfetto. E l'altra cosa interessante che ha detto lei ieri, dico chiaro, a me è chiarissimo, Garbone. Perché continua a parlarmi di soldi? Aspetti un attimo, perché scusi, è lei che, l'ho ripetuto, io non è che ho parlato di soldi a caso. I giudici decidono quanto è il danno, come può essere un euro, come può essere un milione di euro. Posso far intervenire? Dico, è il giudice, è il... Avvocato, senta, mi fa parlare. Avvocato, per cortesia, perché qua io non ho la possibilità di... No, è giusto per mantenere lo scopo, ha ragione. No, aspetti, ma io non mi sto facendo problemi. È lo scopo principale della... Io sto dicendo... Lo scopo principale è far cessare la vostra attività criminale nei confronti dei cittadini. Pure lei poi non finiamo più. Dico, la nostra attività principale è far cessare immediatamente la vostra illecita attività. Carbone, non sto mettendo in dubbio, le sto dicendo, mi viene in mente parlare di soldi, perché se lei cita una frase come a voi cosa ve ne viene in tasca, a me fa pensare ma lei che non tutto può ci possono essere dei soldi in mezzo. Ma lei me l'ha spiegato. Ma soldi in mezzo di che cosa? Che fate fate sempre il solito giochetto. Questo giochetto lo potete fare. Questo giochetto è fare una domanda e avere una risposta. Non è parlarsi sopra in continuazione. Ma lei fare una domanda su una semplice fase con due ore di discorso e continuare a puntare il dito sempre su quella cosa. No, basta, non ci punto più, non ci punto più il dito. Due ore abbiamo parlato. A me un'altra cosa è sembrata interessante ieri, cioè lei ha detto quando ci sarà una condanna. Perfetto. E una signora giustamente ha alzato la mano e ha detto se ci sarà la condanna. Ecco, lei sembrava assolutamente certo di iniziare questo procedimento e fino alla fine, anzi, vedendo già la condanna scritta. Perfetto. No, mi chiedo come fa ad essere così certo. Perché avendo le prove e essendoci nessun ulteriore dubbio. Cioè, per lei per è già prove. Verità giudiziaria. No, non è verità giudiziaria. Le spiego. Lei lo sa come funziona l'ordinamento giuridico italiano? Senta Carbone, le sto chiedendo, lei è convinto che... Sono convinto per semplice motivo che i pubblici ministeri e i giudici devono operare per legge in base a delle prove. Ecco, quindi lei è sicuro delle sue prove, legittimamente. Bravissimo. Legittimamente. Quindi se noi abbiamo le prove... tutte le prove che sono state analizzate, non gli interessa quale prove sono. Giusto, non le interessa video, no? C'è il segreto istruttorio, se poi voi avete magistrati che pur essendoci il segreto istruttorio vi passano le carte sotto banco e date le notizie sotto banco, vi posso anche garantire che un'attività del governo del popolo sarà anche questo, che quando bloccare. Sono notizie dove c'è il segreto istruttorio e un giornalista va a dare una notizia dove c'è il segreto istruttorio, puoi stare tranquillo e certo che il governo del popolo andrà a denunciare quel magistrato. Guardi, che ha fatto uscire la notizia che c'è il segreto istruttorio. Se si vuole candidare, questo, lei è liberissimo. Assolutamente di non farlo, mi candido, cioè, mi hanno offerto mare e monti, mi hanno offerto candidature ovunque. Comunque, io non faccio politica. 50 parlamentari. Io non faccio politica. Io non mi considerano più. No, l'ha detto lei ieri durante la sessione. Ho fatto ascoltare. Lei l'ha capito quello che ho detto dei 5 Stelle oppure no? L'ho capito benissimo. Cosa ho detto dei 5 Stelle? Ha detto che lei, cioè, erano decine di parlamentari. Cosa ho detto io sui 5 Stelle? Per quale motivo avevo decine di parlamentari nel... Perché lei faceva denuncia che loro... E loro? Che loro...
ripostavano e rilanciavano sui perfetto, social. Quindi giusto? Loro conoscevano le denunce di Francesco Carbone, perfetto. Giusto? Se loro conoscono, perfetto, se loro conoscono le denunce di Francesco Carbone, che sono contro un'associazione mafiosa che gestisce illecitamente gli appalti dei Poste Italiane, nel momento in cui loro parlamentari nel 2013 diventano parlamentari e quindi pubblici ufficiali e sono a conoscenza del reato da me denunciate, per quale motivo nel 2013 non fanno avviare alcuna commissione d'inchiesta? Alcuna denuncia in procura, niente di niente, per far sì che cessi quell'attività criminale che loro conoscevano, punto primo. Punto secondo, nel 23 novembre 2010 il senatore Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef, allora senatore d'Italia dei Valori, presenta l'interrogazione parlamentare. Attualmente il senatore Elio Lannutti è senatore dei 5 Stelle al governo e lui sa benissimo che questa sua interrogazione che ha fatto nel 2010 c'è iter ancora in corso. Gli vado a chiedere al dottor Elio Lannutti, che lui ha fatto l'interrogazione, di autorrispondersi a quella interrogazione che è ancora in corso. Punto primo. Lei sta parlando di 5 Stelle, lei ci parla di 5 Stelle. Fermo, io le ho semplicemente detto ieri. Poi, come ho spiegato ieri, poi che avete tutto registrato, se poi lei non recepisce o ancora non ha visto la registrazione, quello è un altro problema. Ce l'ha qua il microfono, come ce l'aveva ieri. Quindi se lei, io anche ieri, anche qua, perfetto, 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 io ieri cosa ho detto in merito al discorso di Nicola Morra, che l'attuale presidente della commissione antimafia... L'ha scritto anche sul suo profilo Facebook. No, non è che l'ho scritto, io lo dico. Appunto, non gli sto dicendo che lei vuole che l'attuale presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, nel 2016 mi ha convocato lui al Senato, lui mi ha convocato al Senato perché sapeva in merito alla vicenda di Alfano Junior, che voi avete fatto enormi articoli sulla vicenda Alfano Junior. Io Alfano Angelino l'ho denunciato per favoreggiamento della sezione a delinquere dentro le Poste Italiane. Lo stesso mi sabota le denunce, non fa alcuna ispezione e subito dopo che non fa alcuna ispezione che io ho richiesto, gli viene dato il regalino è l'assunzione del fratello. Un secondo. Nel 2016 Nicola Morra e gli altri 30 parlamentari che mi conoscevano dal 2010 mi contatta Nicola Morra e mi dice: Francesco, ma tu non hai denunciato Angelino Alfano per quanto riguarda le Poste? Sì, ma che fa? Puoi venire direttamente al Senato? Io prendo la macchina a mie spese, vado fino al Senato pensando di avere a che fare con una persona onesta e che faccia il suo lavoro di parlamentare. Un secondo, non sono deluso, mi faccio finire il discorso. Voi ve la che nessuno parla. Gentilmente, voi ve lamentate che nessuno parla, nel momento in cui uno vuole parlare mi dice che sta parlando troppo. E allora mi faccia finire, ma è proprio il tema, visto che lei ha messo in mezzo i 5 Stelle, gli ho spiegato che in merito a quel discorso che ho detto ieri, Nicola Morra mi ha convocato al Senato a luglio 2016. Io sono andato al Senato a mie spese, da semplice cittadino, ad andare a presentare a Nicola Morra tutte le mie denunce fino ad allora, dove gli chiedo a Nicola Morra di farmi convocare in commissione per io andare a rappresentare tutto quello che è stato denunciato e dove due interrogazioni parlamentari a tuttora non avevano risposta. Nicola Morra doveva semplicemente farmi convocare in commissione. A gennaio 2017, esattamente il 24 gennaio 2017, il sottoscritto fa un semplice post su Facebook che è tutto registrato, dove indico Di Battista e Nicola Morra come due ciarlatani, semplice post su Facebook. Di Battista si sente offeso,
mi vuole il mio numero, mi chiama un secondo. Vogliamo parlare di questa vicenda? Possiamo no, sto finendo, due minuti. Facciamo uno. Quindi De Battista mi dice di mandargli la documentazione, mi mette in contatto con il suo avvocato non mi risponde completamente, lui non mi risponde, chiedo spiegazioni e mi blocca persino su Facebook. Nicola Morra, per come ho fatto ascoltare ieri, per come ho pubblicato da anni l'audio di Nicola Morra, che nessun giornalista ha voluto prendere in considerazione, io l'ho pubblicato su YouTube, su YouReporter, ovunque, dove Nicola Morra mi dice il 25 gennaio 2017 che non può farmi convocare in commissione perché si sta dimettendo dal movimento. Il Nicola Morra, che è un ciarlatano e mi dimostra di essere un ciarlatano, non solo non si dimette, ma non risponde più neanche ai miei messaggi. Beh, insomma, ha inventato una scusa per... Perfetto, ma una scusa, è un pubblico ufficiale che viene a conoscenza del reato penale, procedibile d'ufficio, nei confronti dell'erario dello Stato, un onesto cittadino, come si autodefiniscono i cittadini 5 Stelle, devono per legge andare in procura e denunciare, cosa che non hanno fatto. Quando non fanno questo, commettono il reato di omessa denuncia gravata da parte del pubblico ufficiale. Va bene, adesso ci fermiamo qua, mi ha spiegato tutto quello che doveva spiegare. Ora, mi dica una cosa, ora che Nicola Morra è presidente della commissione antimafia, per quale motivo non mi convoca? Ma che ne so io, Carbone, perché fa me queste domande? Ma vada a Morra a farle. Io che ce ne vado a fare lei da Morra. Ma perché cagare addosso? Ma non devo cagare addosso per andare a chiedere a Morra perché non convoca Carbone. No, convoca Carbone, stiamo parlando di appalti illeciti dei posti italiani. Allora, fermo un attimo, ad esempio, stiamo parlando di appalti illeciti dei posti italiani. Come stiamo parlando di appalti. A parte su aeroporti, a parte su banche, sono tutte denunce che abbiamo presentato. Sono tutte denunce che abbiamo presentato all'attenzione dei ministri 5 Stelle. A distanza di due mesi, abbiamo presentato denunce per appalti illecite, per poste, banche, di nuovo poste, di nuovo sicurezza, procure. Io ero dirigente, lei era dirigente della di ditta in appalto, io gestivo tutti i trasporti postali di Verona e provincia. Scusi, da quando? Dal 2001 al 2008. E poi che è successo? E dopo sono stato buttato fuori da Poste Italiane con l'assurda motivazione che il sottoscritto pretendeva di lavorare a norma di contratto e a norma di sicurezza. Cioè lei è stato licenziato, noi eravamo ditta in appalto. Quindi noi abbiamo l'appalto per le poste, quindi io ero alle dirette dipendenze della ditta. Perfetto, e io gestivo i trasporti. Non hanno rinnovato la fornitura. No, se lei mi fa parlare forse spieghiamo, non c'entra rinnovare la fornitura. La ditta ha l'appalto, io gestisco come dipendente dell'azienda che si trova a Torino. Impresa Sannita SRL, impresa della famiglia Masone. Famiglia Masone è l'ex capo della polizia e l'ex capo dei servizi segreti italiani. E io lavoravo senza saperlo per la famiglia Masone. Loro, la ditta era a Torino e io mi trovavo a Verona. Io gestivo tutto, gestivo i trasporti, i servizi, i mezzi, i rapporti con... E che problema di contratto aveva? Non avevo nessun problema di contratto, io non ho denunciato problemi di lavoro miei. Io ho denunciato all'interno di Poste Italiane utilizzo del lavoratore nero, evasione fiscale, frode fiscale. Associazione delinquente di tipo mafioso finalizzata per quanto riguarda gli appalti illeciti. Che risultato hanno avuto queste sue denunce? I risultati che hanno avuto? Che le mie denunce sono in Parlamento, ancora quelle che erano in corso, perché ancora i parlamentari che hanno proposto le cose ancora devono essere valutate. Quindi ancora queste denunce qua poi non hanno avuto nessun effetto, senza cioè esito. Senza esito, non sono ancora arrivati a processo queste denunce. Allora, se va a vedere, per come si è informato benissimo per quanto riguarda il sito, io ho espressamente fatto delle dichiarazioni al Festival del Cinema di Roma. Ho visto. Perfetto, dove accanto a me c'era l'onorevole Rita Bernardini, dove accanto a me c'era il procuratore aggiunto di Milano, dove c'erano altri 15 magistrati nella platea, dove ho spiegato per filo e per segno la vergognosa opera da parte di una certa magistratura dove va a sabotare
le denunce sul nascere. Col modello 45. Ah, lo conosci, l'abuso del modello 45. Lo ripete spesso la cosa del modello 45. Perché è una cosa vergognosa, perché nel modello 45 ci sono denunce anche per pedofilia, ci sono denunce per mafia, denunce per omicidi, denunce di tutto e di più, che dove il colui il quale è stato denunciato, buttando di prova alla mano, non risulta neanche indagato. Quindi, scusi, lei l'idea poi di governo del popolo, lei l'ha avuta dopo quella vicenda lì? Cioè, quando ha visto che pur denunciando, pur mettendo in faccia... L'idea del governo del popolo è da 11 anni, che io, come migliaia di persone in Italia, che voi, giornalisti, non parlo di te, parlo di voi in generale, perché io conosco quasi tutti gli inviati delle Iene, conosco inviate di Sicilia Notizia con cui ci ho parlato pure per telefono, conosco giornalisti grossi di Repubblica, lo stesso giornalista che ha iniziato questo articolo vergognoso delle sorelle Napoli, conosco una marea di giornalisti. Ma che intende per conoscere, le ha sentite per telefono, che c'è scritto, cioè che li incontra? Ci siamo incontrati, visti, scritto, tutte cose. Io di quello che dico posso dimostrare tutto quello che vuoi. Perfetto. Quando io dico una cosa è perché la posso dimostrare. Ottimo. Allora, mi può dire un'ultima quando cosa, scusi? Questi giornalisti, sì, per quanto riguarda Poste Italiane, per quanto riguarda Ferrovie, per quanto riguarda banche, per quanto riguarda affidi sui minori, dove ci sono case famiglia di proprietà del giudice e dei servizi sociali, vanno a, tra virgolette, rapire bambini a famiglie che non hanno un reddito, dove dicono e dichiarano che non possono mantenere bambine e quindi non possono garantire la prole, e vengono prese queste bambine e depositate in una casa famiglia di proprietà del giudice o dei servizi sociali, dove invece di andare a dare 1000 euro al mese alla famiglia, lo Stato va a dare 3.000-4.000 al mese alla casa famiglia. Ho capito. Queste denunce da anni le fa anche l'ex giudice Francesco Morcavallo. Perfetto, io le chiedo solo una cosa. Lei oggi, cioè lei fino al 2000 e... Dico, perché non vi occupate di queste cose? Aspetti, io adesso mi sto occupando di lei. Posso finire di occuparmi di lei, poi mi occupo anche degli altri. Lei nel 2011 è stato, ha detto lei, buttato fuori, era dal 2001 al 2009? Io ho lavorato, ma non c'entra niente di queste cose, ne possiamo parlare pure in separata sede. No, no, era solo per capire, lei oggi di cosa vive? Io nel 2000... Lei oggi di cosa vive sostanzialmente? Cioè qual è il suo lavoro oggi? L'ho dichiarato pure ieri, sono boss mafioso, no, non so, vivo di spaccio. Vivo di prostituzione, mi fa piacere, vivo di vivo di terrorismo, vivo di... Si vergogna così tanto di dire di cosa vive? Cioè, come tante milioni di disoccupate italiane. Disoccupato, ok, perfetto, non è mica una cosa disonesta essere disoccupato. Non sono disoccupato. Ma vive con l'affetto degli amici. Vive con l'affetto degli amici. Non sono disoccupato. Ora, io cioè, è disoccupato, non è occupato. Sono tanto occupato. Cioè, è molto occupato, ma dal punto di vista lavorativo lei è disoccupato. Io sono segretario nazionale di un sindacato autonomo. ISA, esatto. ISA, vicepresidente, tutte responsabile cose. Responsabile settore appalti pubblici e privati. Perfetto. Senta, ma io le posso dire una cosa? Sì. Sul sito dell'ISA, se vado a guardare l'organigramma, io il suo nome non lo trovo. Non c'è nemmeno il settore. No, questo lo posso rispondere appalti io. Appalti pubblici e privati. Sul sito dell'ISA. Ha fatto parte anche. Allora. L'ISA praticamente è fortemente rappresentativo, perché è riconosciuto anche. Allora, il sindacato ISA. Da segretario nazionale. Il sindacato. Ascoltami, te lo sto spiegando. Molto antisonante. E te lo sto spiegando. Te lo sto spiegando. Se mi fa parlare, te lo spiego. Prego. Ogni tua domanda io ti do tutte le risposte che vuoi, ma mi deve fare spiegare. Per quanto riguarda tutti gli appalti pubblici in Italia, non c'è una sigla sindacale che espressamente si occupa degli appalti. Un secondo. Ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Allora te lo rispondo. Io l'incarico l'ho avuto da poche settimane. Da più di un mese, in realtà, dal 5 novembre. Perfetto. Perfetto. Ho avuto l'incarico perché in Italia non esiste un sindacato o una parte di sindacato
che si occupa espressamente degli appalti pubblici e privati. Ti faccio un esempio. Il suo nome non è mai stato scritto, il suo settore non è mai stato aggiunto, perché non c'è né il suo nome né il settore di cui lei. Io ho avuto l'incarico, io non mi occupo solo di sindacato, io sono presidente dell'associazione e mi occupo di altro. Siamo in fase di costruzione. Costruzione, ma di costruzione, cioè, l'ISA è già costruito, no? Allora, o mi spiego male io o lei comprende male. Le spiego, l'ISA esiste da tantissimi anni, le sto spiegando, se mi fa spiegare io glielo spiego, ma se me lo fa spiegare gli sto spiegando per l'ennesima volta, se mi lascia il tempo di spiegarglielo e non saltarmi sempre addosso, che non esiste in Italia un sindacato che abbia per specifico un settore sugli appalti pubblici e privati. Ti faccio un esempio specifico, un esempio specifico: quando io lavoravo per le poste, noi eravamo iscritti al sindacato CGIL. Il settore sindacato CGIL che si occupava degli appalti di Poste Italiane, lo sai qual è? È lo stesso tuo sindacato che fai giornalista. Senta, dico, è normale, è normale che la CGIL in Italia segua i lavoratori di un appalto pubblico di Poste Italiane con un settore di sindacato che si occupa di artisti. È normale? Io sto chiedendo. È normale? Mi dica, è normale? Mi dica, è normale? Non esiste questo sindacato, lo stiamo creando, quel settore lo stiamo creando da zero. Perfetto, per cui lei attualmente è responsabile di un settore che non è ancora stato creato. Lo stiamo creando da zero. Perfetto, per cui un domani nell'ISA ci sarà. Perfetto, assolutamente. Francesco Verbone, se vuole le faccio vedere, anche l'incarico dato dal segretario generale. Ah, c'è pure una lettera. Allora, c'è incarico per il quale percepirà un emolumento. Il segretario nazionale spero. È pronto a farsi intervistare, allora. Non c'è ne problema. No, ma io non sto mettendo in dubbio. Posso fare una domanda? Ti spiego, tanto per capirci ora e in futuro. Quando il sottoscritto dice una cosa, la dice solo perché la può dimostrare. Anzi, la voglio dimostrare. Benissimo, perfetto. Io però, davanti alla tutta questa trasparenza, quando poi vado banalmente a verificare sull'ISA se compare il suo nome, non lo trovo, dico basta mafioso. Chiedere. Infatti io glielo ho chiesto. Basta chiedere. Non c'è mica problema. Basta chiedere. Anche perché è particolare, quindi, scusi, il settore. Siccome lei percepirà, cioè, con questo quindi si configura come un lavoro o... No, non reciperà. Poi si vedrà, stiamo parlando di domani. Domani non sappiamo neanche se siamo più qua o siamo in America. Stiamo parlando del nulla. Domani parliamo di quello di ora. Tutti volontari. Tutti volontari, anche nel. Assolutamente sì. È anche nell'ISA, insomma, quindi anche lei è volontario. Io collaboro con l'ISA. Ho collaborato. Mi occupavo della sanità. Allora, andiamo a vedere. Senta, una cosa a Carbone, un secondo cosa, che vada per... nomina ISA, quando l'ho pubblicato io su Facebook. Lei scrive 5 novembre Perfetto. 2018. Mi dica una cosa, vede i dettagli. L'amministrazione ISA sindacato, quando è che ha inviato le mail? Io non... Quando ha inviato le mail? Sì, vedo un'email, amministrazione ISA sindacato. Lo vede la data 5 allora? 5 novembre 2018. 5? Sì, ma se vuole me la può anche rigirare sta mail così, cioè io non devo leggere, cioè, ma lei è talmente scemo per veramente, le giro a lei una comunicazione interna tra il segretario generale in cui l'avviene nominato e lei segretario, ma io sa, cioè ci saranno dei grandi segreti, con quale criterio lei chiede a me dei documenti personali? Lei dice che vuole dimostrare tutto e io le dico allora, dimostriamolo, se mi fa le dimostro per ancora, le dimostro per l'ennesima volta che quando voi avete dei dati sensibili dagli altri, ne siete pure responsabili. Non è per pubblicarlo, semplicemente per... Lei mi sta dicendo questa cosa. Lei mi ha fatto vedere l'intestazione, io dico, vabbè, quindi c'è questo dentro di tutto. Qua c'è l'intestazione, c'è il PDF, visualizzazione PDF. Che problema c'era, Carbone? Nessun problema. Perché dobbiamo darci lo gira? Perché dobbiamo darcelo scemo, scusi? E questa è la nomina. Per nazionale responsabile sotto l'appalti, egregio Francesco Carbone. Vabbè, basta. Abbiamo trovato. E allora? Qual è il problema? Lei mi dice lo dimostra, io le chiedo, segretario generale. Qual è il problema? A me non no, a me non serve. Le faccio solo una domanda. La ristrutturazione del settore, capito che è importante. Non esiste in Italia, anzi le posso dare un'informazione, la puoi divulgare. È importantissima. La puoi divulgare. Che abbiamo già denunciato, perché occupandoci di sindacato ci occupiamo di lavoratore. E quando del lavoratore... Ma lei era già stato sindacalista? No. Quando del lavoratore... fanno
delle mediazioni, dove dovrebbero essere garantite da certi grossi sindacati come CGIL, CISL, Villa, CISL. Le posso già garantire che il governo del popolo, associazione, visto e considerato che tramite l'ISA ha visto e verificato che sono state commesse dei reati di estorsione nei confronti dei lavoratori di certe ditte che operano con appalti pubblici e privati, abbiamo già denunciato non solo la ditta per quanto riguarda gli appalti, ma abbiamo denunciato persino il dirigente sindacale che ha permesso, l'estorsione nei confronti del lavoratore in combutta con il datore di lavoro. Perfetto. E l'abbiamo denunciata e depositata alla Procura della Repubblica. Benissimo. E siamo in base di costruzione. Lei che fa parte dell'ISA, no? Qui passiamo fase, Marsiglia, in decostruzione. Lui collabora esternamente con l'ISA. Dell'ISA, no, lei collabora. Io fino a poco fa facevo parte organicamente dell'ISA, va bene, e continuo a collaborare con l'ISA e mi pregio di collaborare con l'ISA. Okay. Io ero capo dell'ufficio legale Vertenze e mi occupavo anche della sanità. Ora, la domanda che le faccio... Posso sapere una cosa? Questa intervista ancora quanto deve durare? Perché ci sono le persone che non vengono... firmare perché da più d'un'ora che voi siete qui dentro. Adesso una domanda, cioè, voi avete riconosciuto un'esperienza, ISA ha riconosciuto un'esperienza particolare, sindacale, in ambito di appalti pubblici e privati a Francesco Carbone, per cui... Lo vado a chiedere al segretario generale. Il segretario generale ha dato la nomina, subito, io non sono in grado di rispondere alla sua domanda, però il mio segretario, che so che è una persona molto colata e molto attiva, e vedendo l'attività di Francesco Carbone, ha ritenuto opportuno dargli questo settore. E già Carbone gli ha risposto, va bene, con un'attività fortissima, con una denuncia. Quando mi ha dato l'incarico, sempre per tutela il 5 di novembre mi ha dato l'incarico. No, siccome lui ha detto praticamente che ancora non vedeva le attività di questo settore. Le spiego. Il 5 novembre. Ha avuto l'incarico perché il 2 di novembre il sottoscritto, come presidente della sezione Governo del Popolo, abbiamo già depositato denunce, 2 di novembre, denunce contro sindacalisti. Una domanda sull'associazione. Io ho visto che il primo articolo postato è di marzo 2018, per cui è una creazione estremamente recente. Allora, gli ho detto che c'è lo statuto e l'atto costitutivo. Sì. Siamo nati noi il 14 luglio 2018. 14 luglio 2018. Come inaugurazione. Che l'abbiamo fatta a Roma, c'è pure il video nel sito. Per curiosità, lei da quant'è che si trova in stato di disoccupazione? Non metto in dubbio la sua onestà. Perché tutto quello che dice. Ma dove fare voce controllo? Non me lo vuole dire. Io mi sarei aspettato sul sito dell'associazione che venissero elencati quelli che sono state le vittorie legali dell'associazione stessa, no? Le spiego. Quindi, caso di risarcimento. Siamo nati il 14 di luglio 2018. Dal 14 di luglio del 2018 fino a ora le ho spiegato che attualmente, pur avendo presentato denuncia in procura, pur avendo presentato denuncia ai ministri, e abbiamo iniziato le prime denunce a presentarle l'11 settembre ed è tutto documentato anche con i video. Sì, però, dall'11 settembre la domanda non me la deve fare a me, la domanda la deve andare a fare ai ministri e alle procure incaricate per andare a dire in 2 mesi, visto che l'associazione Governo del Popolo ha chiesto le misure cautelative urgenti e il sequestro immediato di tutti i fascicoli e di tutte le cose dove ci sono i reati ampiamente dimostrate nelle documentazioni presentate in procura e ministri, vado a chiedere a loro per quale motivo non hanno fatto nulla. A me semplicemente dopo 2 mesi. 14 luglio 2018. Lei 14 luglio 2018. 21 settembre presentato denunce. Carbone. 21 settembre, siamo al 2 dicembre, sono 2 mesi. Vado a chiedere per quale motivo le procure non hanno posto in essere
in misure di sicurezza le persone da noi denunciate che continuano a delinquere indisturbate. No, perfetto, io le chiedo, in questa lunga, in questa lunga attività di denuncia, la domanda è fuorviante, cosa avete ottenuto ora? Insomma, lei si presenta qua, dice vinceremo, arriveremo in fondo alla causa, otterremo di essere finalmente rivalutati di fronte al mondo. Io mi chiedo, ma con quali titoli, aspetti fermo Carbone, con quali titoli, con quali vittorie alle spalle, con quali risarcimenti già ottenuti in precedenza? Con la quali... legge lo prevede, non se poi Carbone, gli uomini di legge vanno a forbiare la legge, no, quella è un altro discorso. Qua, la domanda gliel'ho spiegato, gliel'ho rispiegato, gliel'ho detto, l'associazione nasce il 14 luglio 2018. Perfetto, e l'associazione la prima denuncia presentata è stata fatta l'11 settembre prima della nascita dell'associazione. Lei ha mai ottenuto un risarcimento, vittoria di una causa, qualcosa che possa far capire agli abitanti di Mezzogiuso di tutti questi anni? Perfetto, no? Tutti questi anni. Cosa faccio dire agli abitanti di Mezzogiuso? Oh, questo perfetto, è uno che in passato ha già portato. Questa domanda mi piace. Gliel'ho detta poco fa, ma siccome lei, non so se forse sarà la confusione, sarà la confusione. Gliel'ho detto poco fa, l'associazione Governo del Popolo nasce proprio per questo motivo, perché in Italia ci sono migliaia e migliaia e migliaia di cittadini che come me denunciavano da sole come persone, mi faccia finire di parlare per favore, come persone fisiche. E come persone fisiche si viene a creare un muro attorno dove la stessa persona denunciante spesso e volentieri veniva denunciata per cose assurde, dove le denunce che faceva la persona nei confronti del criminale non andavano avanti perché sabotate e venivano create delle false prove o delle false accuse nei confronti del tizio che denunciava. Quindi, per riassumere, lei è sempre stato sabotato, non ha mai ottenuto un risarcimento, non ha mai ottenuto una condanna. Ma chi c'entra il risarcimento del danno? Ma lo capisce di quello che dice o che non dice? Allora, dicendo, le do altri 5 minuti, dopodiché chiudiamo la va benissimo. Perché io sono qua per... Io sono qua per i cittadini, non sono qua per lei. Perfetto. Fissiamo un appuntamento domani. La mia domanda è molto semplice. Carbone. Allora, è 2 ore che viene impedito ai cittadini di recarsi qua per fermare. Io gli ho chiesto venga a fare. È due ore che viene impedito. Io non la posso buttare fuori, ma le sto dicendo che a causa vostra è 2 ore che impedite ai cittadini di venire a fermare qua per denunciare. Faccio fare la domanda che vuole e poi finisce l'intervista. La domanda è: ecco, dai, lei è mai arrivato? Conciso dobbiamo essere. Io sono stato più conciso di così a parlare. Io le sto parlando come presidente dell'associazione Governo del Popolo. Allora, io mi chiedo come associazione, come presidente dell'associazione Governo del Popolo, lei cosa porta in dote di esperienza, di cose già. Insomma, a me, io sinceramente. No, aspetti. Però io sinceramente se devo firmare. La domanda è questa. Mi spiego. Allora, cosa significa cosa porta in dote? È molto semplice. Cosa significa cosa porta in dote? Se io mi devo affidare un avvocato. Cosa significa? Io non sono un avvocato. Non è lei, è l'avvocato che lei mette a disposizione. Non l'avvocato, gli avvocati. Gli avvocati. Io vorrei sapere, ma va bene, allora, prima questa associazione cosa ha portato a casa? E fino adesso è nata a luglio, va bene, potrebbe non aver portato a casa, ma prima Francesco Barbone si era impegnato su questo campo, le ha portate a casa, poi le denunce che ha fatto, cioè gli è stata data ragione? Io non capisco. Se lei capisce quello che io dico o se sono io che mi sbaglio. Le ho detto che il 14 di luglio l'associazione nasce così che le denunce non vengono presentate più da singolo cittadino, ma vengono rappresentate da un'associazione dove nelle denunce insieme alla persona offesa, visto che l'abbiamo previsto nello statuto, l'associazione si mette come parte offesa alla pari della persona offesa, dove l'associazione va a denunciare reati procedibili d'ufficio che dovrebbero denunciare le autorità. Noi stiamo facendo quelle che le autorità non fanno, come i reati che noi andremo a denunciare commessi qua nel territorio di Mezzogiuso e che le autorità attualmente per anni hanno fatto finta di non vedere, e quello lo facciamo come associazione Governo del Popolo, e in settimana le faccio dimostrare e gliela porto tutte le denunce che noi andremo a fare per reati commessi all'interno del territorio, dove le autorità preposte da anni con tutto
tutto ciò che sono a conoscenza di quel reato non hanno mosso un dito commettendo dei gravissimi reati, perché un pubblico ufficiale, un carabiniere, un vigile, polizia provinciale, un funzionario della regione che viene a conoscenza di un reato di sua competenza deve, per obbligo di legge, andare a dire subito all'autorità giudiziaria. Se non lo fa, commette il reato, ne diventa persino complice. Quindi, lei questo lo sa? Questa è la prima causa, possiamo dire che questa è la prima causa che l'associazione Governo del Popolo fa di questo tipo? Cioè andando a chiedere... No. Se ne è fatta diverse. No. Se ne è fatta diverse, ma no, per ora cioè, sono se, ancora... Se ancora buona, allora, buona che detto poco no? fa praticamente... Siamo nati il 14 luglio. Sì. Come settore del sindacato, sì. L'ha accettato? Sì. Ha accettato le battaglie che ha fatto nella sua vita, no? Pure. Sì, no, ma io mi chiedo poi... No, ma siamo arrivati a conclusione, cioè mi chiedevo quelle io denunce, quei percorsi sono arrivati a conclusione, c'è stato un le posso fare una domanda io a lei? Le posso fare una domanda a lei? Una sentenza le posso perfetto, le posso fare una domanda a lei? Le posso fare una domanda a lei? Le posso fare una domanda io a lei? Mi vada a indicare una sentenza. Lei. Mi vada a indicare una sentenza dove vengono dichiarate vittime di mafia le sorelle Napoli. Una sentenza, me la vada a dichiarare. Ma andatemi a prendere stasera alle 10 quando c'era la diretta, andate a prendere una sentenza dove le sorelle Napoli sono dichiarate vittime di mafia, una, dove c'è scritto nome e cognome del magistrato. Voglio sapere se c'è una sentenza che dichiara che le sorelle Napoli sono vittime di mafia e chi ha dichiarato ciò. Sì. Me la portate questa sentenza? Ci sono dei me la portate? Non incluso... mi interessa dei fatti. Lei mi ha chiesto ora delle sentenze. Io le sto dicendo. E lei mi sta rispondendo con altre sentenze. No, se lei parla di sentenze, parliamo di sentenze. E io le chiedo delle sue. Le chiedo delle sue. E siamo alla pari, qual è il problema? Ma perché non risponde alle mie domande? Io mica faccio l'avvocato di Napoli, scusi, io mica faccio l'avvocato. Ma io mi sto dicendo questo, visto che è venuto qua a chiedermi la sentenza, lei vada dalle sorelle Napoli a chiedere le sentenze, vada in procura a chiedere le sentenze, vada da carabinieri a chiedere le sentenze, vada dove vuole a chiedere le sentenze. Io non sto facendo nessuna domanda. Ma perché non ci va a chiedere sentenze? Non ce n'è sentenze. Legittima, Carbone, perché io lo faccio le sto dicendo, io sto parlando come presidente dell'associazione, sì. Governo del Popolo, quindi qualsiasi attività o domanda che lei mi deve fare attenente da 14 luglio in poi, punto. Quindi quello che è successo prima non glielo posso chiedere, cioè lei Francesco Carbone... Io sto parlando in qualità di presidente dell'associazione Governo del Popolo, quindi le domande che devono essere attenente. Perfetto. A tutta l'attività svolta da 14 luglio a ora. Allora, fino ad oggi, l'associazione Governo del Popolo, Francesco Carbone non è Governo del Popolo. Francesco, non ci interessa le denunce che ha fatto. Come no? Cioè, scusi, lei sta proponendo a questi cittadini... Le denunce che ho fatto non le interessa. Sì, ma nel momento in cui lei ha fatto queste denunce, c'è una denuncia che ha portato poi... Ma sono iniziate ora! Cioè, ma è scemo! Perfetto. Dico, ma è scemo! Questa è la domanda, lei continua ora. A non rispondere. Dico, le rispondo sì, allora, o no? Gli ho risposto, ma lei non può vedere anche nella città. Ci ha registrato tutte cose. Ragazzi, cioè, non è tanto difficile. Allora, spiegami, sei laureato. A una semplice domanda del genere, uno che a terza elementare lo capisce, ma che da laureato mi dice, con una denuncia presentata l'11 di settembre, mi dice c'è una sentenza, quando tutti sanno, persino i bambini sanno che quando c'è una denuncia, persino un bambino lo sa che in Italia per avere una sentenza in primo grado ci vogliono 3-4 anni. Ma di cosa parliamo? Carbone, io le ho chiesto ma di cosa sta parlando? Io le ho chiesto prima. Gli sto dicendo e le ripeto, parliamo dal 14 luglio in poi, e le ripeto, le do altri 3 minuti di tempo, dopodiché in questi 3 minuti di tempo vedete di raggruppare quello che vuole, perché le sto dicendo per l'ennesima volta, state impedendo ai cittadini di Mezzoiuso di venire a denunciare, non è che sono omertosi i cittadini di Mezzoiuso, state impedendo con la vostra attività vergognosa e continuate a fare attività vergognosa. E ve l'ho fatta fare, lo sa per quale motivo? Per andare a dimostrare quanto siete vergognose, perché da due ore state impedendo ai cittadini di venire a fermare perché qua, da due ore, lei le domande me le faceva domani, io glielo ho lasciato fare per questo, perché state impedendo per due ore. Non mi sembra che stia impedendo a queste masse di persone.
diciamo di venire a firmare la sua allora, Carbone, dai. Gentilmente. Po, perché sai, gentilmente. Venga fuori. Gentilmente. Comunque, un'associazione con gentilmente. Non si poteva gentilmente. Fare viene per qua. Dimostrare, per dimostrare. Viene qua. Solidarietà. Viene qua. Viene qua. Viene qua. Non si poteva fare. Viene qua. Gentilmente. Buongiorno. Buongiorno. No, venga qua, allora. Lo può riprendere pure questo che c'è scritto qua. Certo, lo può riprendere pure questo che c'è scritto qua. Gentilmente lo può riprendere. Dov'è lui? Gentilmente lo può riprendere. Gentilmente lo può riprendere. Sì, ma gentilmente lo può riprendere. Guardi, risponde a me. Risponde a me, non risponde. Gentilmente lo può riprendere. Buone, possiamo stare qua. Lo viene a riprendere, per favore. Possiamo stare qua. No, lo venga a riprendere qua quando si legge. Ma se glielo dico, gentilmente, se si sposta. Carbone, però le mani. No, evitiamo. Io sto dicendo solo che si deve spostare. Perfetto. Avviso. Bravo. Se poi non sapete leggere, non recepite quello che c'è scritto. Tutto, avete bisogno di qualche assistente per capire quello che c'è scritto. Guardi, non mi diciamo un genio della lettura, ma allora, si legge mi fa leggere, per favore. Prego, gentilmente mi fa leggere. Legga. Per l'accesso agli uffici comunali di giornalisti e troppe televisive è necessaria la preventiva autorizzazione a seguito di espressa richiesta da trasmettere a mezzo PEC a seguente indirizzo posta. Beh, comune di Mezzogiorno. Avete fatto entrare, la richiesta? Posso entrare come privato cittadino lei, e a fare delle domande? No, oppure nemmeno quello? Oggi siamo qua dalle chiesto, 8 alle 20 per coloro che vogliono denunciare e lei sta impedendo alle persone di venire a denunciare. Io sta impedendo alle persone di venire a denunciare. Ora faccio una cosa, ora chiamo i carabinieri e gli dico, ora chiami a me carabinieri o i vigili. Che carabinieri devi chiamare? La vostra presenza qua sta impedendo le persone di venire a denunciare. Guardi, io se voi parlate di omertà, se voi parlate di omertà, sto minacciando se qualcuno, voi parlate di omertà, che dite che le persone non vogliono denunciare, date la possibilità alle persone di denunciare. Buono, ma che sto impedendo? E vi togliete di qua, vi togliete di qua, vi togliete di qua, vi togliete, vi togliete, vi togliete, vi togliete, cioè, presente che siamo in un luogo pubblico, vi togliete, siete allengiata, siete allengiata. Sto impedendo l'entrata a qualcuno, sto impedendo l'entrata a qualcuno, Carbone. Perfetto. Che vogliamo fare? E che gli diciamo ai carabinieri? Che c'è un giornalista qua fuori che sta minacciando le persone di non entrare? Allora, che le spiego. Sta impedendo di entrare dentro a firmare la le spiego. Voglio dire, se uno vuole filmare questa cosa, non si farà mica fermare da me o da lui. Allora, a livello televisivo, a livello televisivo potete fare tutto quello che volete. Potete fare tagli, non tagli. Potete fare tagli, non tagli. Che ridicola questa cosa. No, siete ridicole voi. Siete ridicole voi e ve lo dimostro che siete ridicole. E ve lo dimostrerò. Avete... Siete state ridicole ieri, che siete entrate senza essere autorizzate per fermare. Pubblica, si stavano dicendo. C'è un'ordinanza, la conosce la legge, l'ordinanza va rispettata. Pubblica, l'ordinanza del sindaco. Ordinanza del sindaco. Ordinanza del sindaco. Ha detto qualcosa che non andava fatto. Ma perché se voi fate richiesta? Ma se voi fate richiesta, ma qualcuno ve l'impediva? Carbone, ma lo dico, ma se qualcuno. Ma qualcuno vi impediva di fare le riprese? Carbone, lei lo sa benissimo. Dico, qualcuno vi impediva di fare le riprese? C'è una telecamera. Qualcuno vi impediva di fare le riprese? Lo ripeto di nuovo. Qualcuno vi impediva di fare le riprese? E per quale motivo vi impedivate qui dentro come vigliacchi? Per quale motivo vi impedivate qui dentro come vigliacchi? Ma è vigliaccheria. Vigliacchi, sì. Vigliacchi, perché lo chiedi per legge, per legge, per legge. Per legge chiedi, come tutti, per legge. Carbone. Per legge. Carbone, di nuovo. Ha capito? Per legge. Io. Per legge, fai il tuo dovere. Fai la richiesta. Fai la richiesta e vieni a riprendere. Per legge. Carbone. Il cronista non significa fare l'avvoltoio. Non c'è nessuna volontà di fare l'avvoltoio. Lo fate e lo stiamo denunciando che siete avvoltoio. Non c'è stato niente. Lo fate e lo stiamo denunciando che siete avvoltoio. E lo andiamo a dimostrare in un tribunale che siete avvoltoio. Ma lei deve dire che le cose che lo andiamo a dimostrare. In un tribunale che siete avvoltoi, state impedendo ai cittadini che mentre eravamo là, per come registrate voi tutto, sto registrando pure io tutto, guarda cosa sto impedendo. Come registrate voi, sono venute nel frattempo che lei era là a rompere le scatole per l'intervista, sono venute persone, persino due persone, con tutto ciò che c'era lei, allora, ma siccome ci siete voi qua davanti,
automaticamente, psicologicamente, questa è violenza psicologica. Questa è violenza psicologica, dove i cittadini non sono liberi neanche di venire a firmare una denuncia, perché devono essere ripresi mentre firmano la denuncia. Dove è detto? Dove questa è violenza psicologica? Carbone. Questa è violenza psicologica. Ma lei mi può ha dire? Capito? A me io non vedo questa è violenza questo, psicologica. Carbone, sono in un luogo pubblico. Questa è violenza psicologica. Vuole denuncia, Michele? La denuncia, cioè. Né più né meno. Ma si chiama i carabinieri, ripeto, Carbone. Questa è violenza psicologica. Capito, ma mi sembra. Questa è violenza psicologica. E di questo ne piangerete le conseguenze, perché vi denuncio. È violenza psicologica. State continuando a fare violenza psicologica. Chi? Non c'è Carbone. Se ci siete voi qua, non viene nessuno. Ma che tu c'è se siete una... voi qua non viene nessuno. Se siete voi qua non viene nessuno, gentilmente ve ne andate. Carbone, sono entrate due lasciate persone. Liberi i cittadini di poter denunciare, ma oppure ci no? Ci mancherebbe altro, prego. Cittadini, per lasciare liberi i cittadini di venire a denunciare, ve ne dovete andare fuori da coglioni. L'ha capito? Carbone, le ripeto. La sala non è un'assemblea pubblica. A me non pare. La sala non è un'assemblea pubblica. La sala non è un'assemblea pubblica. Le ripeto, la sala non è un'assemblea pubblica. Perfetto, io rimango fuori. Le ripeto, la sala non è un'assemblea pubblica. L'ho fatta entrare per educazione. Ho risposto per educazione a tutte le sue domande. Ora per educazione. Per educazione, vi sto dicendo, andatevene. Fuori. Perfetto. Non è un'assemblea pubblica. Non è un'assemblea pubblica. Ma che ci viene, Carbone? Che ci viene? Siccome continuano a fare violenza psicologica nei confronti dei cittadini, e i cittadini non vengono per denunciare, perché ci sono loro che devono firmare tutti quelli che vengono a denunciare. Ma chi gliel'ha detto? Che state facendo per ora? Ma chi gliel'ha detto? Che state facendo per ora? Che state facendo? Cos'è questo? Ma stiamo parlando di lei, cioè ma lo capite la vergognosa che cosa state facendo? Ma lo capito o no? Le sto spiegando. Ma vi rendete conto o no? Vi rendete conto o no? Oppure no? Chi vuole entrare, entra. Dopodiché, se non c'è nessuno, vuole entrare. Io. Sì, ma tu scemo. Su chi è che la faccio la violenza psicologica, Carbone? Sui cittadini. Vabbè. Perché la vostra presenza impedisce ai cittadini di venire a denunciare. Vabbè, abbiamo finito. Io direi che. Quindi, se gentilmente andate a rompere i coglioni fuori, vi fate un piacere. No, no, ce lo dico bello chiaro. State impedendo ai cittadini di mezzo d'uso di venire a denunciare. Vabbè, basta, dai. Chiusa la... State impedendo. È violenza psicologica. È violenza psicologica. È violenza psicologica. Lasciate i cittadini liberi di venire a denunciare. Non arrabbiare. Lasciate i cittadini liberi di venire a denunciare. Capito? Sto dicendo, lasciate i cittadini liberi di venire a denunciare. Francesco, la vostra presenza qua non fa venire i cittadini, come te lo voglio dire? Ma se sono arrivato, l'ho detto e ti ripeto per l'ennesima volta. L'ho detto e ti ripeto per l'ennesima volta. La vostra presenza, non me ne faccio un cazzo insieme a televisione. La vostra presenza sta impedendo che i cittadini, tranquillamente, visto e considerato che chi viene a denunciare deve essere anonimato, nel senso che non lo deve sapere nessuno che ha denunciato. Nel momento in cui il pubblico ministero vi avvisa, deve essere il pubblico ministero a dirvi chi vi ha denunciato. Scusi, sono in un luogo pubblico. Sì, ma per quale motivo dovete venire qua a registrare tutti coloro che vengono a denunciare? Per quale motivo dovete, per forza, dico per quale motivo... Ma lei mi ha visto filmare qualcuno che veniva qua a denunciare? No, no. Lei mi ha visto intervistare qualcuno che vuole andare a denunciare? Sì, l'ha intervistato poco fa. Cioè, ha fatto fargli una domanda, non mi ha lasciato neanche quello. Cioè, avessi almeno... Allora, ne ripeto per l'ennesima volta, e sono due ore che mi fa perdere tempo. Due ore che mi fa perdere tempo e ha impedito a due persone che erano presenti là di denunciare. Lo ha impedito perché la sua presenza ha fatto andare via le persone. Ok, vogliamo chiudere allora, per favore? Oh. Basta. Quindi chiudiamo tutto quello che... Per me possiamo anche chiudere, dai, chiuda tutto e andate. Lasciate in pace i cittadini di mezzo aiuto e lasciateli denunciare in pace. Invece di venire qua, andate davanti alla caserma dei carabinieri e firmate tutte le persone che vanno a denunciare da carabinieri. Basta, chiuso l'argomento, dai, forza, dai. Chiuso l'intervista, chiuso. Dico, invece di mettervi qua, andate da carabinieri. Andate da carabinieri, vi mettete là davanti e vedete tutte le persone che vanno a denunciare da carabinieri. Adesso, cioè, ci possiamo tranquillizzare adesso? Facciamo par condicio. Mezza giornata l'avete rotto i coglioni qua. Dentro.
Mezza giornata avete rotto i coglioni qua, ora mezza giornata andate a rompere i coglioni là. Boh, perfetto. Oh, cioè, possiamo anche fare a par condicio che lei sta dentro, io sto fuori e ci dividiamo così i luoghi pubblici, no? Michele, gentilmente mi dai il numero di telefono, chiama la polizia. Ah, polizia. Adesso siamo passati alla polizia. Anche se non si capisce bene per quale reato ci sta accusando questo. Violenza psicologica nei confronti dei cittadini. Scusi, no, non possiamo chiudere. No, no, no. Ascolta, chiudiamo. Gentilmente, mi fai il numero di telefono della polizia? Non deve riprendere, non c'è problema, non fate riprendere. Deve riprendere e dovete avere l'onestà. Del fermato di proporlo tutto integrale. Senti, avete un sito, avete un sito, tutto ciò, avete un sito, dovete avere, perché come non lo fate voi, lo faccio io. Perché dobbiamo degenerare questo? Come state registrando voi? Stavo chiedendo. Come state registrando voi? Lei è libero di registrare quello che vuole. Con la differenza tra me e lei, con la differenza tra me e lei, che io la registrazione la pubblico integralmente. Ma per me lei può fare quello che vuole, Carbone. Le faccio un'altra domanda. Non mi deve fare nessuna domanda. Allora, sì, mentre aspettiamo. Non mi fare una domanda, non rispondo a quella domanda e mi stai continuando a disturbare. Punto. Se ti dico mi stai continuando a disturbare, ti dico basta. 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 Ci sarà un secondo momento. Basta. 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 Mi dai il numero di telefono? Sì, è intanto.